Abbiamo problemi sempre tecnici. Ok, forse adesso. Ok. Allora, caro Marcello, ciao. Volevo, ecco, fare. Intanto, grazie alla tua relazione toccante. Ti anticipo che sono stato invitato, per movimentare anche la tavola rotonda, ad avere piena libertà di espressione. Per cui ti presenterò gli appunti, alcuni appunti che ho preso mentre parlavi, e spero che questa riflessione, possa generare delle ulteriori conversazioni, non soltanto tra noi qui e tra noi con te, ma anche con tutti i partecipanti. La rimozione della morte, il mistero della morte che hai toccato, per me sono il punto nodale, come sai. Io considero la morte come l'ultima delle inautenticità della personalità, della falsa personalità, o se vuoi la prima delle nostre bugie, diciamo, la prima delle nostre rimozioni. Anche tutto il problema per cui io mi sono avvicinato alla psicosintesi, ai sentieri iniziatici come la quarta via. Cioè il problema dell'autenticità, del ricordo di sé, del fatto che non siamo presenti a noi stessi, cioè che siamo falsi. È un problema che io riconduco moltissimo alla morte, alla rimozione della morte. E un grandissimo professore, teologo, che ha influenzato moltissimo la psicologia e l'esistenzialismo, Paul Tillich, diceva addirittura che la nevrosi è il tentativo di evitare di essere presenti. Di evitare di essere in autoidentità, in autoidentificazione, per evitare il non essere. Evidentemente perché parte di quell'esserci, il ci dell'esserci, è il corpo, è il limite, è la finitezza, e quindi in ultima analisi, poiché sono autocosciente e vedo il film per intero, la mia mortalità, la mortalità delle persone care, quindi lo spettro del nulla. E io credo molto in questa analisi. Per cui la mia riflessione è questa. Noi abbiamo differenti contributi sulla paura della morte e sulla morte da più piani. Sul piano biologico, molti esperti, biologi, antropologi che si sono occupati di biologia ci dicono che la morte è un istinto di autopreservazione, un drive per mantenere la vita, sostanzialmente, per proteggerla. E questo sforzo costante di energia biopsichica che noi costantemente dobbiamo mettere in atto per preservare la vita, appunto, e proteggerla, richiede che in qualche modo la morte sia, in filosofia si direbbe, un irriflesso della coscienza, un implicito, qualcosa a partire da cui penso sempre e da cui non posso non pensare in qualche modo, come funzione della vita. Quindi, biologicamente, in qualche modo la morte deve essere una costante per sopravvivere. Questo come dato, diciamo, della prima prospettiva. La seconda prospettiva, una prospettiva psicologica esistenziale, è una prospettiva che ci dice che invece la morte non può essere sempre presente sul piano mentale, per esempio. Se io l'avessi sempre presente sul piano mentale, in ogni momento questa morte invaliderebbe i fini, le mete, le aspirazioni. Cosa faccio nel weekend? Cosa faccio tra un anno? Per cui io ho necessità, in qualche modo, di rimuoverla dalla mia mente. Ora, questa sembra un'aporia, cioè sembrano due posizioni inconciliabili, se, a meno che non introduciamo una terza dimensione che è quella della coscienza, cioè non la dimensione prettamente biologica né della psiche in senso stretto, in senso limitato, ma quella appunto di come io in coscienza mi relaziono alla morte, cioè come la incontro. E quindi in questo senso come la vedo, come mi ci relaziono, come la incontro e quindi come la sperimento. Tu forse sai che nell'esistenzialismo, in Heidegger, per esempio, c'è questa categoria dell'essere sempre mio, cioè come la morte mi appartiene, come la incontro in qualche modo. E qua naturalmente, come tu dicevi, ci sono differenti modalità. E a me interessa questo tipo di analisi, perché noi abbiamo differenti modi di approcciarci alla morte. Però, come dire, è al tempo stesso vero, e questa è una delle mie più grandi frustrazioni, che quando chiedo a una persona tu hai paura di morire, la risposta, soprattutto negli ambienti psicospirituali, nei nostri, è no, non ho paura della morte. Per cui, quando parlo di morte o di rimozione della morte, ho imparato a spiegare che quello che intendo è la morte come finestra sul nulla, così la persona mi capisce di più. Cioè quel grande mistero della coscienza umana per cui la coscienza vede come un'ingiustizia,
l'impossibilità della propria esistenza o quella dei propri cari, o meglio, vede come un'ingiustizia la possibilità che esista il nulla, cioè il non essere. È come se l'uomo non si rassegnasse mai al fatto che il nulla, anche solo come possibilità, è l'ultima parola in qualche modo, l'ultima parola sull'amore, l'ultima parola sull'impegno. Quindi questo discorso della coscienza della morte, di come mi relaziono alla morte, per me significa come incontro il nulla, neanche la morte anticipata, nell'anticipazione. E non integrare questo aspetto, cioè questo spettro del nulla, è molto grave per me, perché rimanda a quel problema dell'inautenticità di cui ti parlavo prima. Cioè, avere lo spettro del nulla mi falsifica, perché tutto il tentativo di piacere agli altri che noi abbiamo, di essere ammirati, di costruire strategie di immortalità nella famiglia, nel lavoro, praticamente tutta la vita diventa una compensazione di questo progetto. Diventa un progetto che compensa il nulla, voglio dire. Naturalmente anche il moralismo, tutte l'insieme delle inautenticità. E ti dico questo proprio in chiave, diciamo, scientifica come atteggiamento e transpersonale come orizzonte di senso che condividiamo. E la domanda è questa, anzi la riflessione è questa, Marcello. Cioè, se noi che vogliamo portare avanti un orizzonte transpersonale non riusciamo a rispondere a questo problema del nulla e non lo riusciamo a fare in maniera sufficientemente convincente, a mio avviso l'orizzonte materialistico di cui tu parlavi è destinato a vincere. E lo dico da ragazzo, diciamo, che ha abitato un mondo già postmoderno, già nichilistico, senza più appoggi. Cioè la promessa dell'essere padroni di questa terra, la promessa luciferina di compensare il nulla e il vuoto con la distrazione momentanea, con il piacere, vince necessariamente se il transpersonale non riesce ab intrinseco, dall'intrinseco della coscienza, cioè in modo autoevidente, in modo autorevole, a dare risposta a questa questione sul nulla. E quindi questa è la mia domanda, la mia riflessione. Qual è la parola che può bilanciare questa impotenza del nulla che noi sentiamo? Qual è la parola che dà l'essere in qualche modo? Che poi è connesso a quello che tu dicevi con cosa io posso rispondere a un paziente che mi dice una frase del genere. Cioè, c'è un filosofo che dice che la parola è quello che dà è l'essere. Cioè la parola è la risposta al vuoto, alla finitezza, alla nullità. Quindi la domanda per me è una domanda in cui vivere, non è una domanda retorica, è la risposta. E qual è quella parola che è in grado, dal tuo punto di vista, di sostenere, di evocare l'essere a dispetto del nulla? Sapendo che ci sono comunque differenti risposte a questa domanda, differenti filosofie. C'è la risposta dell'amore, c'è la risposta dell'impegno, c'è la risposta della redenzione del dolore. Quindi esistono varie, come dire, vari ambiti di ricerca, tutti utili, tutti ricchi di sintesi e da approfondire. Da Leopardi a Vico, che diceva che il bene non sta nella natura ma sta nella storia, noi dobbiamo correggere il male nella storia. Tutti questi tentativi delle grandi filosofie, dei grandi maestri del pensiero, sono dei modi per rispondere a questa questione. Ecco, io volevo lanciarla e sapere che ne pensi. Grazie Mauro. Senti, grazie Mauro per questa lunghissima domanda. Ci vorrebbe forse una mezza giornata almeno per poterne parlare. Però volevo focalizzarmi su alcuni punti in particolare. Per esempio l'autenticità. Quando ci relazioniamo con qualcuno, se non siamo autentici, la relazione fallisce. Quello che vi raccontavo io, io che mi sono perso negli occhi di quel paziente, e là non c'è possibilità di essere inautentici, perché tutto quello che sono viene fuori. Se io cerco di nascondere qualcosa, ho già distrutto la relazione, ho già distrutto l'incontro, non siamo più collegabili l'uno con l'altro. Infatti uno dei grossi problemi della nostra pratica quotidiana medica è il fatto che in realtà non siamo autentici. Ma nessuno ce lo insegna.
nei corsi di formazione in medicina nessuno insegna cos'è l'autenticità e come la si può sviluppare. Anzi, non se ne parla nemmeno. Per cui credo che questo sia un passaggio importante da sviluppare nella formazione. No? Abbiamo parlato della formazione stamattina. La formazione è proprio quello che manca. Anche una formazione etica degli studenti di medicina. Io per fortuna ho questo piccolo spazio di insegnamento a medicina a Messina e parlo di assagioli, parlo dell'ovoide, spiego un pochettino tutte queste parti e cerco di far vedere questo lato della relazione con i pazienti che normalmente non si riesce a vedere. Il problema del nulla. Ovviamente ci sarebbe da entrare in tutte le cose che hai detto, ovviamente, però penso che per ora sia importante focalizzare questo. Il nulla ci spaventa perché chiaramente non ci sono punti di riferimento, non ci sono i bisogni di sicurezza ovviamente saltano. Dobbiamo entrare in una dimensione dove non abbiamo appigli, non abbiamo nulla. Sulla soglia della morte ci troviamo senza nessun appiglio, no? Niente che ci può aiutare. Quello che ci può aiutare invece è la nostra consapevolezza, la nostra coscienza, perché il nulla in realtà non è nulla, lo sappiamo anche dalla fisica quantistica, il nulla è già pieno, abbiamo quella che loro chiamano materia oscura, ma se noi riusciamo a stare nel nulla e quindi creare il vuoto dentro di noi, riuscire a stare nelle pause tra un respiro e l'altro, lì incontriamo il nostro sé, e lì incontriamo Dio, incontriamo le dimensioni superiori. È lì che possiamo trovare le parole che ci servono. Ma non esiste una parola. La parola è soltanto un veicolo. Noi dobbiamo stare in quel vuoto, in quel silenzio, per riuscire a cogliere quello che il nostro sé ci vuole comunicare. O il sé del nostro paziente. Quando io cerco di entrare in contatto, in relazione con un paziente, a parte il sorriso che è la cosa fondamentale, gli sguardi, eccetera, e l'autenticità, ovviamente, cerco di identificarmi il più possibile io col mio sé per parlare, per comunicare con il sé del paziente, perché so che comunque il paziente mi sta raccontando, mi sta dicendo, sta esprimendo le sue parti più basse, intermedie, alte dell'ovoide, no? L'inconscio collettivo, eccetera. Ma se io voglio veramente aiutarlo, devo cercare di capire cosa vuole il suo sé, qual è la sua strada. E la sua strada, certe volte, è quella di morire, non quella di vivere. Però io devo cercare di capirlo prima, per non dargli false speranze, per non illuderlo. E non glielo posso neanche dire apertamente, perché la verità è molto potente, molto forte, e poi non esiste una verità, esistono tanti livelli di verità, no? Immaginiamo la verità che il Covid sia un virus e che sia pericoloso è fuori dubbio, no? Però c'è anche un'altra verità che si è ingigantito tanto, si è instaurata la paura come meccanismo di controllo sociale. Forse c'è un'altra verità ancora superiore, che è un sistema per riuscire ad aiutare l'uomo a entrare più in contatto col suo sé, con il divino dentro di sé, per aprire le porte a una nuova umanità. Ma questo, ovviamente, se stiamo sul livello di verità che possiamo percepire a livello di personalità o anche a livello di superconscio, ovviamente non andiamo da nessuna parte. Noi che cerchiamo di fare questo percorso dobbiamo cercare il più possibile di stare nella verità del sé, e il sé è sempre vero. Il sé non ci dirà mai qualcosa di incongruente o di sbagliato. Il sé sa benissimo dove dobbiamo andare, qual è il nostro percorso, qual è la nostra strada, lo scopo della nostra vita. Quello che cerco di fare io è proprio comunicare col sé dell'altro per cercare di riportare l'altro il più possibile allo scopo della sua vita, alla realizzazione dei suoi sogni, anche se il tempo disponibile può essere solo un attimo.
Lo spazio e il tempo in queste dimensioni sono illusori, sono solo convenzioni nostre, ma in questa dimensione del sé non esiste spazio, non esiste tempo. Possiamo andare veramente oltre qualsiasi tipo di soglia. L'importante è essere consapevoli e trovare il nostro riferimento, il nostro punto di riferimento non a livello basso, diciamo, della personalità, dell'ordinario, della sicurezza del portafoglio, eccetera, ma la sicurezza è essere nel sé, essere nel divino. Quello è che ci può dare la possibilità di lanciarci in questi territori assolutamente sconosciuti. Ti ringrazio per questa domanda, però voglio fermarmi qua. Una frase. Mauro vuole rispondere a una breve frase perché poi passiamo ad altre domande. Grazie Mauro per la tua sintesi. Non toglierò tempo, Marcello, ti volevo solo rispondere riguardo al discorso di stamattina della ricerca di cui parlavo. La tua risposta è importante per me, è una via euristica, diciamo, è una via da percorrere per trovare altre risposte. È questo discorso che la parola che sostiene la morte proviene dal sé, per me, per come lo ascolto io. È connesso ad una frase di Hegel, ad un passaggio in cui dice che dentro ognuno di noi esiste una parte che sa essere all'altezza della propria morte e che ognuno di noi ha il compito, ha l'appello di scoprire questa parte, che conversazione ha, cioè che cosa dice. Grazie. Adesso la parola al presidente Sergio Guarino che ha chiesto di anche lui intervenire in questo interessante dibattito. Prego, presidente, vai. Grazie. Anch'io volevo dare un po' una risposta a Mauro. Allora, per me la risposta alla sua domanda non può essere di ordine filosofico, nel senso dialettico, mentale. Per me la risposta a questa domanda può essere solo, mi viene da dire, a livello mistico. È solo in una condizione particolare, vogliamo chiamarlo allineamento, vogliamo chiamarlo stato di verità, che in realtà supera anche quella che è la propria condizione individuale, che si trova questa risposta che ti fa superare se vogliamo chiamarla così, la paura della morte, quello che è questo limite, perché ti fa entrare in una dimensione in cui superi anche la tua stessa individualità. Per cui è chiaro che il tuo scopo diventa in questo caso l'umanità, diventa lavorare per il pianeta, lavorare per l'universo potrebbe essere anche, non legarti in maniera particolare alla tua dimensione individuale. Ecco, io ho questa risposta per Mauro. Grazie Presidente, sembra interessante il dibattito e adesso passiamo la parola a un'altra domanda che viene dal pubblico dei presenti, Andrea Bocconi, che tutti ben conosciamo. Vai Andrea, prego, a te la domanda. Una domanda per Marcello Aragona e una cosa che volevo dire sulla relazione di Carmelo. Dunque, se penso alla morte, penso che come hospice mi piacerebbe andare in un centro di buddismo Mahayana, perché mi sembra che abbiano delle grandi mappe del percorso. Ora, siccome Aragona ci ha anche offerto le sue mappe, no? Ciò che c'è dietro l'agire, i valori di cui si parlava stamani, no? Che orientano un comportamento. Mi chiedevo questo, in questo accompagnamento alla soglia, no? Fino al momento in cui arriva la morte fisica, hai anche una tua maniera di accompagnare nel dopo, nel bardo, e che cosa porti indietro per te? Grazie, una bellissima. Avevo pensato. Poi preso la foga, ho analizzato anche se non sempre è facile, ma in ogni caso le anime, i sé delle persone che muoiono hanno bisogno
di essere accompagnati anche nel dopo. Spesso cerco di fare riferimento un po' a quelle che sono le cosiddette NDE, Near Death Experiences, no? In cui la persona vede il tunnel di luce, eccetera, vede una cosa che sento spessissimo è che loro chiamano i loro genitori o le persone loro care, defunte, e le vedono, le provano a toccarle, le sentono, perché probabilmente quelle sono le persone che li stanno aiutando, li stanno chiamando per accompagnarli. E molti lo raccontano anche facilmente questa cosa. E le NDE sono situazioni molto particolari che ci fanno capire come in realtà la coscienza, la nostra coscienza, non è nel nostro cervello. Ci sono situazioni in cui alcune persone hanno l'elettroencefalogramma completamente piatto, sia a livello corticale che sottocorticale, e che in quella situazione, in quel momento, sperimentano un'esperienza, per esempio, di uscita dal corpo, un'esperienza del tunnel di luce o altro, e vedono altro che non avrebbero mai potuto vedere e che raccontano successivamente. E quindi, in realtà, la nostra coscienza continua, è solo il nostro corpo fisico che si spegne, che muore, e che piano piano nel tempo muore anche la nostra parte emozionale, che forse dura un po' di più, e la nostra parte mentale con i convincimenti che abbiamo, che durano anche un pochettino di più. Quindi è importante cercare di aiutare le persone nel dopo. Ci sono alcune persone che fanno questo passaggio con molta facilità, altre che sono veramente molto in difficoltà in questo senso. Soprattutto se si è fatto molto percorso prima, molto poco percorso prima in questo senso. No? E là il lavoro è difficile. Devo lavorare tanto negli stati non ordinari di coscienza, utilizzo sia le mappe sciamaniche, che le mappe di Assagioli, che qualcosa delle mappe buddiste o anche di altre tradizioni, perché devo cercare di aiutare un po', almeno quelle persone con cui sono entrato in contatto, perché possano andare più serenamente oltre. E in genere succede qualcosa che mi chiarisce e mi aiuta, che il lavoro è giunto a compimento. Uno dei casi era di un mio carissimo amico che vi avrei voluto raccontare, però non mi sembra il caso qui adesso di farlo, però in un altro momento potremmo farlo volentieri. Un amico comunque con cui abbiamo fatto un grande percorso, proprio di crescita anche personale, abbiamo fatto delle importantissime ricerche, quindi questo Mauro poi ne riparliamo con calma della ricerca, e in cui poi ho dovuto lavorare molto nel dopo, proprio per accompagnarlo. Ci incontravamo in questi stati non ordinari di coscienza e lavoravamo per farlo andare nell'oltre, nella luce, nelle sue guide spirituali, eccetera. Spero di essere stato chiaro nella risposta.